Elena, la redattrice Ali, ha chiamato qui anche te. Ma era ora. Ha fatto tutte quelle camerette e casette piene di errori. Tutto perché non si è affidata ad una mano esperta. No, è vero. Non ti ha mai interpellata, Lollina redattrice. È inammissibile. Farò di sicuro un reclamo. Un reclamo dove spiegherò che d'ora in poi voglio essere presente. Se vuole ottenere una cameretta perfetta, devo esserci io che ho studiato arredamento. Ma assolutamente concordo. Ciao Craftini, ciao a tutti. Oggi siamo qui con Lady Diva e Lollina redattrice. Ci aiuteranno a creare una cameretta. Ali, sentiamo, per chi è questa cameretta? Già, non ci hai detto nulla. Sarà per la famiglia della LOL OMG Dolly. Sì, deve ancora arrivare. Ma è una delle LOL OMG Winter Disco che vorrei, quindi voglio essere preparata. Finalmente, Ali, hai deciso di prenderti per tempo. Così si fa. Prima la cameretta e poi l'ospite. Ma in effetti è proprio una buona idea. Almeno troverà già un posto dove stare. Ho detto che questa sarà per la sua famiglia. L'obiettivo, quindi, che mi pongo è di completare la famiglia. Ma nel frattempo creo almeno la cameretta completa. Questa sarà la base, come vedete ha il tetto, insomma, fatto in questo modo. Abbiamo poi i laterali da incollare qui, ma prima rivestiamo. Ale, dimmi che hai già pensato ai colori. I colori di Dolly sono bianco, nero, fucsia. Oh, no, 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 così non va. Non va, non va, non va. Ops. Ma piccoletta, ti sei fatta male. Devi aggiungere un altro colore, altrimenti è troppo, troppo monotono. Che ne dici dell'azzurro? Io lo adoro come ombretto. È davvero un'ottima idea. Quindi, quella parete diventerà fucsia. Queste due laterali azzurre. E il pavimento bianco. Insomma, con del parquet bianco. Iniziamo proprio dal pavimento. Iniziamo quindi a tracciare delle linee e le faccio di un centimetro. Quindi vado a misurare. Come vedete, io e le misure non andiamo molto d'accordo. Infatti ho fatto le righe di differenti dimensioni. Ma non importa, andrà benissimo. Da mettersi le mani sui capelli. Per andare a disegnare quindi il parquet, vado a fare dei segni verticali. E poi le venature del legno. Ed ho incollato con il nastro biadesivo. Oh, sono un po' perplessa, ma... Ora rivesto questa parete di fucsia. Adoro il fucsia. Le pareti laterali le ricopro di azzurro. Aggiungo delle striscioline bianche qui, quindi sulla parte bassa del muro. Questa è gomma crepla bianca glitterata. Ed ora ovviamente sono immancabili le striscioline. Queste sono nere e glitterate. La prima la metto qui, alla base. Poi vado a metterle qui. Poi sul tetto. Ed ovviamente anche qui. Sui bordi esterni e qui sopra. E questa è quindi la struttura. È davvero molto grande. Grande? È immensa. Capito che per una famiglia. Ma noi hai fatto stanzette piccolissime adesso. A questa che deve ancora arrivare hai fatto praticamente una casa. Lo so, Diva, ma così starà più comoda. Approvo. Ora taglio 3 pezzettini di cartone e devo rivestirli. Scelgo di rivestirli di bianco. Ricoperte le mensole, devo fare la base della struttura della libreria e voglio farla un po' particolare, con questo motivo a onde, quindi vado a ritagliare su questo cartoncino. Taglio semplicemente seguendo la linea che ho disegnato. Ora vado ad incollarlo qui, in modo che davanti sia glitterato, quindi metto la colla qui e poi appoggio. Ed ora di nuovo taglio lungo il contorno. Fatto questo, bisogna incollare le mensole, quindi vado ad incollarle in questo modo. Mettiamo la prima colla. Ovviamente rimango in posizione perché finché la colla a caldo non si è raffreddata non terrà, quindi rimango un po' in posizione. La seconda mensola la attacco qui, non esco da questo bordo, rimango all'interno ma comunque mi sposto. Metto la colla e appoggio. E per finire qui in cima, quindi qui in alto. A vedere questa cameretta sono un po' in dubbio su quella che ho fatto a me stessa. Insomma, a Cosmicali, perché questa effettivamente forse è più bella.
E te l'ho detto, Ali, a noi hai fatto delle camerette minuscole. Ma questo grazie al mio aiuto. Hai visto, Ali, cosa hai realizzato? Ci vuole un'arredatrice. Ma veramente non hai fatto nulla, Lollina arredatrice. La mia presenza ha ispirato Ali. Può essere? Effettivamente sì. Questo ha del senso. Ora procediamo a creare il letto di Dolly. Quindi, come sempre, tagliamo la base e le due testiere e rivestiamo. Questa con del semplice foglio bianco. Le testiere, invece, metà bianche e metà nere. Quindi, prima metà bianca, la rivestiamo così. Quest'altra metà, invece, la facciamo nera. Quindi, metto la colla, appoggio, giriamo e taglio tutto l'eccesso. E questa è la prima parte, ora bisogna fare questa. Allo stesso modo metto la colla e rigiro. Ed ora incolliamo il letto. La colla la mettiamo qui, appoggiamo, ed ora di qua. E la colla la mettiamo sempre qui. Incolliamo, ecco la base del suo letto. Bello, davvero bello. Ora devono starci altri due letti per LOL, Lil e Pet. Oh beh, allora dovevi farla molto più grande. Più grande di così mi sembra eccessivo. Beh, in effetti, già questa è una dimensione un po' limite. Prendiamo le misure per il letto. Vieni, Lollina arredatrice. Vediamo un po'. Sì, così può andare. Grazie. Oh, inammissibile. Ed ora gli altri due lettini. Uno lo rivesto di nero e l'altro di bianco, semplicemente. Alla fine i letti ho deciso di farli in questo modo. Quindi con le testiere inverse. In questo modo ci stanno tutte e tre. Qui voglio fare una piccola struttura per il pet. Taglio un rettangolo. Questo serve giusto da base. E lo rivesto di bianco. Per i tagli della libreria ho avanzato questa strisciolina. E come sapete non buttiamo via nulla, quindi la utilizziamo in questo modo. La incolliamo attorno. Taglio queste due forme su del cartone e le rivesto. Io scelgo il bianco perché mi pare abbastanza elegante come colore e poi si abbina con tutto. Non faccio altro che mettere la colla qui, appoggio e poi vado a tagliare. Ora queste parti le incolliamo. L'interno ovviamente non l'ho rivestito perché penso sarebbe uno spreco, ma voi rivestitelo pure all'interno se preferite. Appoggio e incollo anche l'altra. Ecco qui. Una cuccia rialzata. Qui sotto metteremo le ciotole per il cibo. Questo sarà il posto dove dormirà il pet. Ma per salire dobbiamo fargli una piccola scaletta. Tagliamo quindi una strisciolina di cartoncino. Prendiamo le misure e tagliamo. Anche la scala la voglio fare bianca. Quindi prendo una strisciolina e rivesto solo la parte superiore, perché non mi va di sprecare materiale. Quindi appoggio e vado a tagliare. La scala verrà quindi incollata qui, in questo modo, ma facciamo delle striscioline in modo da simulare le striscioline che ci sono sulle scale. Quindi le incolliamo e poi ovviamente tagliamo l'eccesso. Ora prendo un rettangolo, deve stare qui sotto, quindi prendiamo le misure. Ma prima devo rivestirlo di fucsia. Sarà la tovaglietta dove appoggeremo le ciotole del nostro pet. Ho avanzato poi molte striscioline bianche glitterate. Le voglio incollare qui ai bordi. Incollo così e di qua. Questa parte invece la lascio libera. Ed ora con una forbicina vado a tagliare tanti pezzettini in modo da fare delle frange. Così. E lo faccio anche qui. Ecco qua. Oh, ma mancano le ciotole. Prendo sempre degli scarti, insomma quello che abbiamo avanzato dalle creazioni. Faccio una strisciolina e la chiudo con la colla. E questa vado ad incollarla qui sopra, sul bianco. Ne preparo già un'altra. E questa la incollo qui. Questa volta l'ho fatta bianca. Ed ora posso tagliare tutto il contorno. E le incollo qui sul tappetino. E questo va qui sotto. Chiedete spesso le dimensioni delle LOL OMG. Considerate la dimensione di una Barbie. Sono più o meno uguali. Questa stanza poi ha bisogno di qualche tocco personale. Ho tagliato poi queste immagini. Vediamo come sistemarle, di sicuro su un quadretto. Ma qui ci starebbe bene una mensolina con tutti gli oggetti magari del pet. Ho creato questa mensolina e sicuramente voglio metterla qui. Questa immagine la vado ad incollare sul cartoncino fucsia in modo da dare un tocco di colore a questa parete. Ho messo la cornice e lo incollo qui. Perfetto, il tocco di colore che mancava.
Da quest'altra parte che colore potremmo mettere? Le vorrei mettere su sfondo bianco, ma poi lo modificheremo. Le incollo quindi su semplice cartoncino bianco. Metto poi tutto attorno una cornice nera. Ed ora qui, sullo sfondo, vorrei disegnare una trama maculata. Quindi su tutto lo sfondo. La vado ad incollare qui sopra. Qui invece vorrei mettere delle mensoline, perché ne hanno bisogno, insomma. Quelle sono per la LOL OMG Dolly, quella per il cagnolino, ma mancano a loro due. Semplice, facciamone una nera e una bianca. Quella bianca la incollo qui. Questa un po' più bassa, visto che è per la Lil. Qui sopra manca decisamente qualcosa. Cosa possiamo mettere? Potremmo mettere un quadro? Un quadro semplice, lo disegniamo noi, tutto maculato. Quindi con questa fantasia è davvero facile disegnarlo. E craftini, fatemi sapere se vi piace questa idea di creare già la camera per le LOL che arriveranno, perché così almeno trovano tutto già pronto. Altrimenti quando arrivano dove dormono? Probabilmente rifarò anche la camera di Cosmicali. Non lo so, non sono soddisfatta. Scrivetemi sempre nei commenti che cosa ne pensate. E anche qui facciamo una cornice, ma facciamola un po' particolare, con i ritagli avanzati, quindi con delle forme irregolari. Ciò che abbiamo avanzato lo incolliamo. Ed ecco qui. Voglio creare delle piante. Ho questo avanzo, l'ho trovato nella mia scatola dove metto tutti gli avanzi dei ritagli. Lo rigiro, taglio e vado a creare una piantina con il suo vasetto. Avete visto? È facilissimo. Mi servirà per dare un tocco di colore al tutto. Posso ad esempio metterlo qui. Ma posso crearne anche un'altra, tante altre, visto che è così facile. Ho fatto poi dei cuscini per aggiungere del colore, un tocco di colore, sempre con la gomma crepla. Uno invece è fatto in questo modo. Vorrei mettere anche delle coperte. La stoffa andrebbe meglio, ma non ce l'ho, quindi vado a creare una coperta sempre con la gomma crepla. E la vado ad incollare. Vado ad incollare una strisciolina azzurra qui. Ed ora qui sopra vado a fare la trama maculata, solo in questa striscia, in questa fascia. Ecco qui. E la coperta qui la faccio in questo modo, davvero molto semplice. E poi questo lettino della Lil l'ho voluto fare un po' più scherzoso, con l'erbetta. E quindi questa è la cameretta. Lolina arredatrice? Sì, non c'è che dire, una gran bella cameretta. Devo ammettere che forse il tuo aiuto serviva davvero, perché penso sia la migliore cameretta che mi è riuscita finora. Ma effettivamente, Ali, ma chiamami, no? Quando devi arredare. Io sono qui apposta, è la mia dote, il mio dono. Ma effettivamente all'inizio mi sembrava un po' eccessiva l'olina arredatrice, ma forse ha ragione. Forse serviva proprio lei. Craftini, quindi io spero di trovare al più presto Dolly. Mi raccomando, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate. È giusto creare prima la cameretta, così quando arriveranno troveranno già un posto dove dormire? Oppure no? E secondo voi dovrei fare anche la cameretta di Cosmicali? Sono molto, molto tentata. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un pollicino in su, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Attivate la campanella se non volete perderlo. Oh, craftini. Ciao, craftini. A questo punto vorrei anch'io un restyling della mia cameretta. La mia mi sembra così piccola in confronto. Questa è maestosa, magnifica. Grazie, craftini, per seguire le nostre avventure, per i commenti e per i pollicini in su. Ci fanno tanto, tanto, tanto piacere. Cuoricini a tutti, un abbraccio immenso. E seguite Ali sui suoi social, su Instagram è AliCrafty e su Facebook nel Club di Craftini, dove potete pubblicare foto, video delle vostre liline, loline, ma anche di altri giocattoli. Ciao craftini, ci vediamo alla prossima avventura e forse io mi approprierò di questa stanza finché non arriverà Dolly.